Moto Estate Naked, gara 2, tutto pronto per l'inizio di questa seconda manche. In questo quarto round di campionato, dove la Moto Estate Naked sarà una delle tre categorie prescelte che correrà due gare in un giorno solo. Quindi sarà un round importantissimo ai fini del campionato, perché Gaggiolo e Ruggero si stanno giocando ormai la vittoria. Là davanti ci sono solo loro due, con Diego Masciocchi in terza posizione che si sta giocando il terzo posto con Papa Gelsomino. E Gaggiolo e Ruggero hanno ormai 40 punti di vantaggio sul terzo, quindi ormai il campionato è solo una cosa tra loro due. E Gaggiolo oggi ha fatto lo zampo felino nella gara 1, riuscendo a battere Nicola Ruggero in una pista in cui tra l'altro era anche un po' svantaggiato, visto qualche cavallino in meno sul rettilineo. Quindi bisognerà vedere adesso se Gaggiolo riuscirà a ripetersi, anche perché Ruggero deve vincere assolutamente, perché se Gaggiolo vince gara 2 si porta di nuovo al comando del campionato con 4 punti di vantaggio. Occhio a Bendinelli, che ha 51 punti e comunque è lì anche lui. È vero, anche Riccardo Bendinelli potrebbe mettere a dura prova la quarta posizione di campionato per Papa Gelsomino. Staremo a vedere. Tra l'altro bisogna sottolineare che purtroppo manca uno dei grandi protagonisti, stiamo parlando di Michele Ponzoni, che purtroppo ha avuto un brutto incidente in gara 1, brutto non per lui quanto per la moto, che purtroppo ha riportato danni ingenti e non si potrà schierare per gara 2. Ci dispiace davvero, ciao Michele, ci auguriamo di vederti a Franciacorta con la moto in sesto e pronto per dare del gran gas. Quando è tutto pronto per l'inizio di questa gara, griglia di partenza caldissima, siamo verso la fine di questa giornata, quindi un po' di caldo se ne sarà andato sicuramente dopo la pausa pranzo. Si parte adesso con l'inizio di gara 2, è partito subito molto molto bene Rudy Gaggiolo là dietro, vediamo che è partito a razzo, un missile straordinario Gaggiolo che si porta subito in seconda posizione, considerando che partiva indietro se non sbaglio in seconda o terza fila, si porta subito in seconda piazza dietro a Nicola Ruggero, che adesso guida questa gara al comando, il pilota del team G Motorsport. In terza posizione vediamo Barbotto che arriva lungo tra l'altro alla curva 2, chissà se riesce a tenere la piazza, ma adesso bisogna fare molta molta attenzione qua davanti, perché questi due stanno già volando in solitaria e Gaggiolo si fa molto aggressivo. Benilei intanto riprende da dietro l'attacco di Christian Peirasso, che guadagna subito un po' di posizione in partenza, il pilota del team Bite Therapy, che autoreggia subito fino all'inizio di un bellissimo inizio di gara. Anche Stefano Righi lo vediamo molto molto combattivo, che adesso alla S veloce difende molto bene la posizione. Quando arriviamo adesso verso la curva 6, che chiude così il secondo settore di questo tracciato, Nicola Ruggero, che più e più volte l'abbiamo visto mettere fuori la gambina di salvataggio in staccata, questo ci fa frena capire. Forte Ruggero, in traversa anche parecchio la moto. Attenzione intanto, perché Peirasso adesso alle spalle di Papa Gelsomino tira una staccata alla moto numero 73. No, Papa era davanti. G Motorsport, sì, infatti Peirasso, secondo me, intendevo dire che ha messo nel mirino Papa là davanti, uno dei suoi obiettivi in questa gara, vuole cercare di restare cucito al gruppo là davanti di Masciocchi e Papa per farsi tirare e arrivare a concludere. Fatto benissimo in gara 1 comunque, moto all'esordio, moto di costruzione artigianale di Bite Therapy, quindi è un gran bel esordio, no? Assolutamente sì, grande esordio per Christian Peirasso, che sta subito facendo andare molto forte queste moto. Bendinelli intanto l'abbiamo visto uscire da quella curva lì, guadagnare una posizione ai danni di una naked del team G Motorsport e portarsi così alle spalle di Christian Peirasso. Qua davanti intanto Nicola Ruggero cerca la fuga in solitaria, oh! Ma Gaggiolo stacca fortissimo all'interno, vediamo se riesce a passare Nicola Ruggero, sono vicinissimi i due, c'è il sorpasso di Rudy Gaggiolo che subito al secondo giro di gara si porta al comando di gara 2, straordinario. Guarda che sbacchettate, ma che frenata ha fatto Gaggiolo, era lontanissimo e gli ha messo le ruote davanti lo stesso. Pazzesco. Sta facendo una staccata dietro l'altra fortissima, mi ricorda un po' Manuel Perseguin della moto di serie 600 quanto sta frenando forte Rudy Gaggiolo. Vediamo intanto Bendinelli qua all'attacco di una delle moto davanti a lui, la moto tra l'altro in questione prova l'attacco su Peirasso, vediamo Peirasso che resiste all'esterno, mamma mia che resistenza, 10 gradi in più di piega per cercare di resistere con la sua Bite Therapy davanti alla naked, non so, non saprei dire che modello è, forse una Hornet quella dietro lui, correggetemi se sbaglio, poi andrò a vederla alla prossima gara. Stefano Righi intanto fa valere la potenza della sua Triumph, quel suono assordante che fa vibrare i muretti dei box, e passa così la moto davanti a lui guadagnando un'altra posizione e conquistando così
qualche punticino provvisorio importante per questa classifica di campionato che si fa sempre più combattuta, soprattutto qua davanti, perché Gaggiolo ha passato Ruggero con un grande sorpasso alla prima curva, ma Nicola Ruggero non gli sta bene di vedere là davanti quella moto arancio fluo con i cerchi stroboscopici a rischio epilessia, e quindi vuole a tutti i costi cercare di riprendersi il comando di questa gara. Ma Gaggiolo sta veramente andando fortissimo, dimostrando di meritare il titolo di campione in carica che ormai si porta appresso da diverse stagioni. Ah, finalmente, anche perché due stagioni non ha avuto rivali, quest'anno ha del bel filo da torcere, quindi è anche bello vedere un duello lì davanti per la prima posizione. Sì, infatti mi fa molto piacere vedere questa bagarre per Rudy Gaggiolo. Attenzione intanto perché Perasso cerca di passare la moto davanti a lui, che è arrivata lunga alla curva 3 e guadagna così una posizione, mettendo adesso nel mirino la Hornet azzurra di Papa Gelsomino. Come dicevo, è una prova molto importante per Rudy Gaggiolo, perché tutti dopo due stagioni come quelle che ha fatto ci siamo chiesti, attenzione attenzione intanto perché Bendinelli passa la moto numero 26 davanti a lui, guadagna un'altra posizione, grande la staccata di Bendinelli, si è preparato il sorpasso alla S veloce, arrivando così a portare a termine la sua manovra. Dicevo, Gaggiolo questa stagione era fondamentale per lui, perché nelle stagioni passate ha vinto con una facilità estrema, c'è da dire anche che non aveva rivali sia dal punto di vista dell'esperienza sia dal punto di vista tecnico che potessero seriamente impensierirlo. Quest'anno invece ha avuto finalmente un rivale, anzi due, fino alla seconda gara del campionato, poi Tonini non l'abbiamo più visto, ma come dicevo Ruggero si è rivelato essere un grande rivale che ha seriamente impensierito Rudy Gaggiolo, e Gaggiolo sta dimostrando di meritare assolutamente poi i titoli che ha vinto nelle stagioni. Mi ricordo una prestazione sottotono un po' di Gaggiolo a Varano, può essere, nel quale lo avevamo un po' accusato di essersi magari seduto sugli allori. Invece oggi a Cervesina, che è la penultima gara di campionato, round doppio, sta dimostrando davvero campione qual è la risposta a quello che è il suo rivale. Quindi e la sta dimostrando la grande, perché adesso è leader di campionato provvisorio e leader di questa gara al terzo giro di questa seconda manche, con Gaggiolo sempre al comando. Guarda che traversi, che bello, che bello, spazzola la pista per un buon 50 metri in staccata Gaggiolo per resistere alle staccate di Nicola Ruggero, che sta cercando di riprendersi il comando della gara. Prima posizione per Rudy Gaggiolo, secondo Nicola Ruggero, in terza posizione troviamo poi Mattia Barbotto, seguito poi da Masciocchi che tiene saldamente la sua quarta posizione. Qui indietro troviamo Papa Gelsomino, Cristian Perasso, Riccardo Bendinelli e qualche posizione più indietro Stefano Righi, ancora in lotta con Roman Gruber. Righi passa di nuovo e si porta di nuovo davanti, ma gli restituisce il favore Roman Gruber, riprendendosi la posizione in staccata a bordo della sua Gladius. Bellissima questa bagarre qui dietro tra una Triumph e una Gladius. La Triumph è quella numero 177 di Stefano Righi, e guarda Papa Gelsomino come piano piano, curva dopo curva, decimo dopo decimo, sta raggiungendo lentamente Diego Masciocchi là davanti, mentre Riccardo Bendinelli cerca di tenere il passo con Cristian Perasso davanti a lui, anche perché se riesce a restare cucito alla bite therapy di Cristian Perasso potrebbero andare a prendere questi due qua davanti. Stiamo parlando di Masciocchi e Papa Gelsomino, e sarebbe sicuramente una bellissima gara. Ci scusiamo intanto con tutti quanti perché abbiamo avuto un grave inconveniente tecnico. Attenzione, Gelsomino prova l'attacco sulla moto gialla di Diego Masciocchi, ma non riesce, l'attacco quantomeno gli sta mettendo paura. Come dicevo, purtroppo abbiamo avuto un grave inconveniente tecnico, si è letteralmente fusa la GoPro sulla moto di Papa Gelsomino e quindi non sta registrando la gara che stiamo vedendo in questo istante. Peccato davvero. Dobbiamo però ringraziare Cristian Perasso che sta riprendendo il duello tra Gelsomino e Masciocchi. Ci pensa lui da dietro, quindi ci siamo salvati in corner. Ci spiace davvero. Attenzione perché Ruggero prende la scia di Gaggiolo sul rettilineo, prova ad avvicinarsi anche se non ha tirato la staccata in questo momento. Forse è in una fase di studio Nicola Ruggero, chissà che non stia aspettando il momento giusto per sferrare l'attacco, perché l'ho visto avvicinarsi molto a Gaggiolo, ma poi non ha forzato la staccata. Era un po' lontano all'uscita dell'ultima curva, magari aspetta il giro successivo a passarlo, anche perché di motore ne ha per passarlo, quindi sì, infatti deve solo uscire forte dall'ultima. Attenzione là davanti perché Papa passa Diego Masciocchi, approfittando di un'incertezza del pilota del team G Motorsport, anche se adesso mi aspetterò di nuovo Masciocchi davanti a Papa con la sua MV Agusta. Infatti si riprende la posizione Diego Masciocchi, e qua sarà una bagarre
veramente accesissima, perché Papa ha qualcosina di più in percorrenza e Masciocchi ha qualcosina di più in accelerazione. Quindi si scambiano le posizioni in continuazione in questa pista che presenta questo rettilineo lunghissimo, e ci aspettiamo una lotta inferocita tra questi due leoni che sono Masciocchi e Gelsomino. C'è da dire che la loro bagarre non fa altro che giovare questo pilota qua inquadrato proprio adesso, il numero 132 Christian Perasso, perché si sta avvicinando davvero tanto a questi due piloti là davanti. Vediamo se Ruggero adesso questo giro riuscirà a passare sul rettilineo sfruttando la potenza del motore. Adesso gli è vicino, se esce bene dall'ultima curva ce la può fare. Tra l'altro mi fa ecco, attenzione, appunto, ha approfittato dell'errore di Gaggiolo. Ruggero prova a prendere il comando della gara, vediamo se riesce a tenere giù il gas. All'esterno di curva. Gaggiolo non si vede e ha approfittato della traiettoria interna Rudy Gaggiolo per riprendersi la posizione, quindi si è salvato molto bene da questo errore Rudy Gaggiolo. E Nicola Ruggero quindi ha dovuto cedere nuovamente la posizione al pilota numero 17 a bordo di Triumph del pilota del team RG Racing. Se non sbaglio RG penso stia per Rudy Gaggiolo, anche perché altri acronimi non mi vengono in mente. E mentre qua dietro si sta consumando questa lotta, ha raggiunto Papa e Masciocchi comunque. E mi auguro che anche Bendinelli riesca a raggiungere questi due, perché Bendinelli in questo momento forse gli manca qualcosina in termini di tempo sul giro, gli manca forse qualche decimino. Guarda Papa all'esterno, occhio. Mamma mia, quanto è vicino Papa. Stava davvero provando di tutto per passare Diego Masciocchi, il pilota a bordo della moto numero 5 gialla del team G Motorsport. Se andiamo a vedere i tempi sul giro, effettivamente Bendinelli perde qualcosina rispetto a Masciocchi e Papa. Come giro veloce Masciocchi e Papa sono intorno al 27 e mezzo, mentre Bendinelli non è ancora riuscito a scendere sotto il muro dell'1 e 28. Anzi, non è ancora sceso sotto l'1 e 28 e mezzo. Quindi sul giro secco si passa in un secondo, e se Bendinelli non riesce a limare la sua prestazione in gara, difficilmente riuscirà ad andare a prendere quei due là davanti, soprattutto considerando che davanti ha un osso duro come Christian Perasso, che l'abbiamo visto anche in gara 1 fare dei sorpassi davvero non indifferenti. Davvero, per essere un esordiente ha un sacco di grinta e evidentemente anche una moto che gli permette di fare abbastanza quello che vuole, no? Sì, infatti è una moto su cui sicuramente devono lavorare ancora un po' sulla potenza. Infatti vediamo che sul rettilineo fa ancora un po' fatica, soprattutto se la vediamo comparata con i 1000 qua davanti. C'è da dire che comunque hanno fatto un gran lavoro per tutto il resto. Infatti Perasso la riesce a far andare veramente molto molto forte nel tratto misto. Secondo me, se riuscisse con ancora un po' di lavoro di sviluppo ad avere qualche cavallo in più, sicuramente potrebbe andare a prendere i piloti là davanti, chissà, magari puntare anche un podio con Papa Gelsomino, che ormai è peggio di una zecca incollata al sedere di Diego Masciocchi. Ti gratti, fai di tutto per toglierla, ma più ti gratti più questa morde. E giro dopo giro Papa Gelsomino sta davvero lì riducendo a zero il gap con Nicola Ruggero, che adesso prova ad affacciarsi all'interno della prima curva. Ma guarda Gaggiolo quanto stacca forte, hai visto che roba, quanto frena forte Rudy Gaggiolo e quanto vada in staccata a difendere la traiettoria interna. Hai notato come tenga su, come tenga tanto a spigolare Rudy Gaggiolo? Perché, hai notato? Perché intraversa la moto. Infatti guarda vedi. Sì. Però qua, per dire però qua è uscito un po' largo. Forse è un errore, spero sia un errore, perché poi non giri. Oh, mamma mia, che imbarcata che ha preso Ruggero. Mamma mia, non ho capito bene cosa è successo. Magari gli si era leggermente chiusa un attimo l'anteriore. Anteriore che è partito per un attimo. E la moto gli dice: guarda Nicola, so che vuoi prendere Gaggiolo, ma io inizio a non farcela più. Comunque Gaggiolo sta facendo un garone, perché nonostante la minor potenza del motore sta cercando anche di scappare, quindi sta mettendo in serie difficoltà Ruggero, che un po' di fatica la fa. Sì, bisogna attenzione perché Perasso adesso ha raggiunto Papa. Chissà se riesce a tentare l'attacco. Perasso forse è stato un po' largo lì, è lontano. È riuscito a prendere il punto di corda, forse per non arrivare, forse aveva paura di tamponare Papa, forse è stato semplicemente un errore. Fatto sta che comunque adesso, ma vediamo in fondo al rettilineo adesso come escono dall'ultima curva tutti e tre. Bisogna vedere, attenzione perché Papa adesso prova l'attacco all'esterno. Masciocchi, madonna che sorpasso che ha fatto Papa. Agghiacciante ragazzi. Straordinario il sorpasso di Papa Gelsomino. Non me l'aspettavo che avesse il fegato di rischiare a tenere così giù la moto e tenere il gas puntato. Veramente pazzesco questo sorpasso. Adesso Masciocchi però può approfittare dell'uscita di curva migliore della sua MV Agusta. Vediamo se riesce ad andare a prendere Papa Gelsomino là davanti. Tutto ripreso dalla moto di Perasso e Masciocchi si riprende la posizione, e Papa dovrà invertarsi qualcos'altro come quel sorpasso. Occhio, occhio.
Mamma mia, quanto sono vicina davanti Edo. Che sorpasso che ha fatto Gelson. No, pazzesco. L'aveva già provato al giro precedente. Adesso poi è stato anche bravo a sfruttare magari un'incertezza di Masciocchi. E ci è riuscito. Ma a livello di spettacolo è fotonico. Cioè. Diciamo che Masciocchi è comunque stato bravo, perché ha visto che Papa era lì all'esterno un po' più avanti rispetto a lui. E non l'ha portato fuori sul cordolo come magari farebbero alcuni piloti. L'ha detto, è lì. L'ha lasciato passare giustamente. Onesto. Diciamo che ogni tanto vedi anche gente finire sull'erba. Ah beh, chiaro, cioè, all'ordine del giorno. Esatto, sono cose che al cibo magari vedi. No, lì non ti regala niente nessuno. Ma niente. Attenzione, perché Papa si riprende la posizione all'uscita dalla S veloce straordinaria. La staccata della Hornet 600 di Papa Gelsomino, che guadagna di nuovo la posizione su Diego Masciocchi, una curva prima rispetto al giro precedente, rispetto al punto in cui l'aveva passato al giro prima. Un Papa davvero scatenatissimo. Andiamo a vedere intanto il replay delle partenze con Christian Perasso, che è partito normale. Diciamo che, vedi, gli manca qualcosa nello spunto, no? Gli manca qualcosa in accelerazione, ma poi in staccata, guarda quanti metri ha preso sui rivali, quanto si è avvicinato al gruppo davanti a lui. Ed è qui che ha guadagnato veramente tanto e riesce a far correre molto bene la sua bike therapy. Beh, poi essendo categoria mista alla categoria naked, pazzesco Gaggiolo comunque da questa ripresa. Essendo categoria mista, in partenza tutti mille hanno coppia, hanno spunto, quindi alla prima curva ci arrivano prima, anche magari partendo un po' peggio. E stavo guardando che al di là di Gaggiolo, che ha fatto una partenza fotonica, anche Papa Gelsomino là davanti è riuscito all'esterno a recuperare tanto. E Ruggero è stato autore anche lui di una grande partenza, perché era secondo e guarda come è partito fatto forte. Un gol. No shot, esatto. Guarda come è partito bene, ha beffato tutti quanti prendendosi la posizione su Barbotto. E anche Stefano Righi è partito direi bene, tenendo la traiettoria interna. E poi però vedi Perasso che è partito fortissimo, e soprattutto in staccata, in percorrenza di curva, è riuscito a passare anche Stefano Righi davanti a lui, guadagnare così una posizione. 5 giri alla fine di questa gara. Attenzione perché Nicola Ruggero ha perso contatto su Rudy Gaggiolo. Attenzione perché questo potrebbe essere un elemento chiave per questa gara. Non vorrei che Nicola Ruggero abbia gettato la spugna, o ma che magari abbia commesso un errore, o magari che la moto gli abbia dato un altro, jolly. L'imbarcata di prima un secondino gliel'ha dato. Quello poco ma sicuro. Più che altro Nicola Ruggero, tra un rettilineo e l'altro, si starà facendo i suoi conti in testa e sa che se sdraia la moto non gli conviene assolutamente. Gaggiolo finirebbe per vincere il campionato l'ultima gara anche solo se facesse un punto. Quindi insomma, diciamo, esatto, perché la naked non avrà gara doppia Francia Corte. Esatto. Quindi diciamo che saremmo testati 600 e la gara doppia. Tu avrai la gara doppia. Anche forse. Non lo so. Io. Vabbè, ti porteremo a forza a Franciacorta e ti costringeremo a correre. Come dicevo, sì, Nicola Ruggero lì davanti deve stare attento a non cadere, perché se cadesse avrebbe vanificato quasi tutte le chance di portarsi a casa il campionato. Invece, concludendo comunque in seconda posizione, avrebbe 4 punti di ritardo sul nuovo leader Rudy Gaggiolo. E a quel punto, chi dei due finirebbe? Che vinca il migliore a Franciacorta. Esatto, cioè. Quale dei due vincesse la gara di Franciacorta sarebbe il nuovo campione in carica. Quindi secondo me Ruggero si sta facendo i suoi conti e dice: vabbè, oggi non avevo le potenzialità di vincere, lasciamo vincere Gaggiolo e poi ce la giocheremo a Franciacorta. Anche se secondo me sarebbe stato più intelligente puntare veramente tanto sulla gara di Cervesina, perché con tutto quel motore che hanno a Franciacorta, Gaggiolo farà paura come lo sta facendo qua, nel senso. Sì, poi assolutamente. È una pista dove è sempre andato veramente forte, il moto estate corre spesso a Franciacorta, quindi lì vanno abbastanza tutti forti e tutti hanno dei dati, quindi qualche conto ma non troppo, nel senso. Nel frattempo intanto vediamo anche Bendinelli che ha perso il contatto ormai con Perasso. Infatti i tempi sul giro che guardavamo in precedenza non mentivano. Purtroppo oggi Bendinelli non aveva il passo per stare cucito. Ma i primi giri invece hai visto che comunque è stato lì. Poi invece seconda fase di gara non che è, gli altri hanno aumentato il passo, hanno cominciato a scendere sul 27 alto, mentre lui è rimasto sempre fossilizzato su quello. Che è un peccato, perché Bendinelli è un pilota che ci ha sempre regalato spettacolo. E sai, fosse rimasto lì cucito con loro, cioè, ci avrebbe davvero fatto divertire tantissimo. Attenzione perché Ruggero
in men che non si dica, ha ricucito. Parlavamo il gap di conti in tasca, ma qua non abbiamo capito niente. Eh no, mi sa che Gaggiolo forse se l'è fatti un po' troppo presto i conti in tasca. Anche perché è come dicevo io, forse è meglio Cervesina per ragazzi. Bisogna cercare di capire come mai Ruggero abbia recuperato così di botto quei secondi che lo separavano da Rudy Gaggiolo là davanti. Anche perché se andiamo a vedere i tempi, più o meno stanno girando sui stessi tempi. Gaggiolo 1:24.5, Ruggero 1:24.7. Questi i loro migliori tempi, quindi si passano due decimi, che sono tutto e sono niente, considerando che vanno spalmati sulla durata intera di una gara. E questo, il fatto che Ruggero abbia recuperato così tanto, ci fa riflettere. Attenzione, perché inizia adesso l'ultimo giro di gara con Ruggero che ci prova la prima curva, ma gamba tirata fuori, stile Vignales. In moto GP ci ha provato Nicola Ruggero a cercare di prendersi il comando della gara con Gaggiolo là davanti, che ha staccato però ancora più forte del pilota, del pilotino, così lo chiamo, del team G Motorsport, perché è veramente piccolo di statura se lo consideri, se lo metti in confronto rispetto a Rudy Gaggiolo. E Gaggiolo sta veramente staccando forte, 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 forte. E qua bisogna anche notare come Papa Gelsomino non riesca più a tenere il passo di Diego Masciocchi, che probabilmente ha allungato qualcosina. E infatti ha allungato su Papa Gelsomino ed è aumentato il distacco tra questi due. Mentre Nicola Ruggero è sempre francobollato alla Triumph Speed Triple di Rudy Gaggiolo lì davanti. Occhio, mamma mia, occhio. Mamma mia, si prova l'attacco all'interno alla S Veloce per cercare il tutto per tutto. Nicola Ruggero, vediamo se adesso l'uscita dalla S Veloce riuscirà a tirare la staccatona sul pilota del team mamma R. Mamma mia, G Racing ci prova all'esterno Nicola Ruggero, ma lì è davvero impossibile passare all'esterno. Ci sta provando in tutti i modi, vediamo se adesso all'interno prova l'attacco, ma Gaggiolo chiude fortissimo la traiettoria. Occhio ai doppiati. Chiude fortissimo la traiettoria, attenzione perché adesso ci sono due doppiati là davanti che potrebbero essere davvero importanti per la fine di questa gara. Vediamo che Gaggiolo riesce a districarsi molto bene dal primo doppiato, due curve alla fine, manca ormai pochissimi metri alla fine di questa gara. Gaggiolo spalanca il gas sul rettilineo di Cervesina. Gaggiolo c'è, Gaggiolo vince gara 2, vince, fa una doppietta in questa giornata e si aggiudica così questa vittoria, si porta di nuovo al comando del campionato. Mi viene, attenzione, mi viene il dubbio che Ruggero non abbia visto la bandiera a scacchi, perché sta continuando a tirare come un disperato. No, l'ha vista. No, ma, no. Mi sa che non l'ha vista. No, non so se dentro di sé sta magari esultando perché ha vinto lui. No, quello lì non se n'è accorto perché a manetta, hai visto? No, non se n'è accorto. Infatti, vedremo se adesso ritransita. Non è una piega da esultanza, no. O da giro d'onore. Ho visto la moto abbastanza nervosa lì. Chi lo sa, magari ci sta sperando fino all'ultimo che gli ha dato la bandiera un giro prima. Ci sta sperando. Beh, è accaduto nella storia del motociclismo qualche volta. Guarda, anche nell'automobilismo. A me al Nürburgring non avevano dato la bandiera a scacchi. Siamo arrivati all'ultima curva, tutti a staccare di traverso, ruote fumanti, gente di traverso, e col commissario che ci dava la bandiera rossa in mezzo alla pista. Ruote fumanti, tutti ai box con le gomme spiattellate. Grandi. E mentre ci perdevamo in questi aneddoti da Amarcord, andiamo a vedere l'ordine d'arrivo con Gaggiolo, che ha vinto questa gara e festeggia su una ruota la sua vittoria straordinaria. Nicola Ruggero intanto sta ancora cercando di fare il giro veloce, quando ormai la gara è finita transiterà di nuovo sul traguardo probabilmente. In terza posizione Mattia Barbotto, grande il suo podio, bel risultato per il pilota a bordo di Ducati del team 7 Team. Quarta posizione per Diego Masciocchi dopo una lotta straordinaria, pazzesca, con Papa Gelsomino. È riuscito a guadagnare così la quarta posizione. Nicola Ruggero transitato adesso sul traguardo, saluto a tutti. Chissà se l'ha capito che non ha vinto. Mi sa. Lo capirà ridentro dai box forse. Papa Gelsomino quinto, autore di una gara straordinaria, una gran bella lotta con Diego Masciocchi. Cristian Perasso anche lui una grande bella lotta, peccato che non sia riuscito ad acchiapparne quei due là davanti. È arrivato, non ha avuto lo spunto per mettergli le ruote davanti o addirittura neanche provare un sorpasso. Però è bello il passo che ha mantenuto, è bello il fatto che sia arrivato lì e insomma, dai, come esordio ci può stare. Assolutamente, piuttosto mi auguro di rivederli di nuovo a Franciacorta il 20 settembre per l'ultima gara. No, anche perché campionato. Mi sembra una moto molto molto piccolina, molto agile, quindi magari a Franciacorta fanno ancora meglio. Eh sì, sicuramente. E infine Stefano Righi, dodicesimo, dopo una bella lotta con Roman Gruber, non è poi riuscito a tenere la posizione su Roman. Avevamo visto l'autore di una gara veramente bella, Stefano Righi lì dietro nelle prime fasi di gara, però dopo una serie di scambi di posizioni non è riuscito a riprendere la posizione. Direi che
insomma, mi sarebbe piaciuto vederla più a lungo quella battaglia in gara, soprattutto considerando la gara pazzesca che aveva fatto Stefano a Modena. Infatti aveva visto una serie di sorpassi. Beh, c'è da dire che Modena era la sua gara di casa, quindi lì aveva un tifo non indifferente. Però Righi l'abbiamo visto più arzillo, sai, nelle piste piccole, vero? Sì, vero. Lo vedo molto, molto più a suo agio nelle pistine, tipo quindi, Modena o altre. Nel guidato, quindi a Franciacorta vediamo un po' come... Sì, ma aspetto una bella gara da parte di Righi a Franciacorta, l'ultima di campionato. Mi aspetto che ci faccia divertire perlomeno quanto ha fatto a Modena. Se andiamo poi a dare uno sguardo alla classifica di campionato, vediamo che il leader di questo campionato è Rodolfo Gaggiolo, in prima posizione con 110 punti, 4 punti di vantaggio su Nicola Ruggero. Quindi sarà veramente dura l'ultima gara di campionato. Praticamente chi arriva davanti vince, perché sono 4 punti, il distacco, il primo prende 25 punti. Sì, oltretutto hanno lo stesso 20. Numero di vittorie loro due, quindi non c'è anche... Non sarebbe così a fine campionato. No, quindi beh, vero. Arriverebbero a pari. Beh, magari arriva una wild card che vince e loro finiscono secondi e terzi. Ah, un po' improbabile, però... Dai, sì, diciamo che togliamo le carine al cava. Togliamo le carine al cava. Vai a farla naked. Sì, sicuramente Gaggiolo gli basterà finire davanti a Nicola Ruggero per vincere il campionato, e Nicola Ruggero dovrà far di tutto per finire davanti a Gaggiolo. Mi aspetto una gara esplosiva col botto nucleare là davanti. Staremo a vedere. Vediamo poi, a me piacerebbe vedere a Franciacorta una gara dove tutto il gruppo Masciocchi, Papa, Bendinelli, Perasso facessero una gran bella bagarre per giocarsi il podio. Eh sì, assolutamente, anche perché sarebbe anche il podio di campionato, perché adesso Masciocchi è terzo a 62 punti e Papa è quarto a 60 punti. Sì. Bendinelli quinto a 51. Sono lì. Bendinelli deve fare fuoco e fiamme. Ma sai, Bendinelli l'anno scorso comunque aveva rischiato di vincere la gara di Franciacorta, complice anche il bagnato. Quindi potrebbe essere una... Se piovesse. Speriamo di no. Comunque sia, Masciocchi e Papa si giocheranno il terzo posto del campionato, l'ultima gara, con una incognita Bendinelli che potrebbe metterci la sua. Staremo a vedere. E se quindi è tutto dall'autodromo di Cervesina, dopo due gare bellissime, noi vi ricordiamo l'appuntamento al 20 settembre 2015 al circuito di Franciacorta, dove ci saranno le finali di questo trofeo. Tanti campionati si decideranno proprio in quel giorno lì, quindi vi invitiamo a venire numerosi, perché davvero ci sarà da divertirsi tantissimo, perché tanti piloti si giocheranno il tutto per tutto. Da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, ci vediamo il 20 settembre a Franciacorta. Ciao. Ciao.